E chi più di lui può essere un esempio? Si è tolto gli occhiali. Ciao a tutti. Da ringraziare di nuovo la signora Peralta per questa bellissima opportunità e il comune di Sotanchi. Perché ho scelto fisica? È una bella domanda. Ma essenzialmente per la curiosità che avevo di sapere di dare delle risposte alle cose che di solito non conosciamo. La curiosità di scoprire nuove cose. E poi perché ho seguito un consiglio di un professore del liceo. Questa è una cosa di cui posso darvi un esempio. Una volta disse: fai sempre quello che ti piace, non andate a cercare qualcosa o a fare qualcosa perché qualcuno ve lo consiglia e non va contro quello che volete fare voi, perché se non andate a fare quello che vi piace, uscite da una gabbia, entrate in un'altra gabbia e così via per il resto della vita. Quindi seguite essenzialmente quel consiglio, decidi di fare quello che pensavo mi sarebbe piaciuto. Ma è legata all'interazione del sistema solare, all'interazione tra il vento solare e il sistema terrestre del resto. Ho lavorato pure sull'interazione diretta tra il vento solare e il mesosfera terrestre, quindi come l'interazione, come il vento solare interagisce e riesce a creare fenomeni che permettono oltre all'interazione al vento solare di entrare in questa atmosfera e non vorrei andare troppo sul dettaglio. Attualmente mi trovo al Max Planck di Garching, vicino a Monaco, di Baviera, in Germania. E detto così sembra molto ambizioso, ma quello che faccio finalmente piace se riuscirete di proseguire nei vostri studi una fisica e una fisica di plasma, interazione tra vento solare e mesosfera, posso vedere da voi. Grazie.